Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove, come detto dal titolo, andremo a parlare di Cyberpunk 2077 perché è un gioco che aspetto veramente da tanto e uscirà questo giovedì. Ovviamente non abbandonerò GTA, figuratevi, anzi il 15 quando uscirà il DLC appunto con la nuova mappa vi porterò tutti quanti i contenuti come al solito, quindi mi raccomando restate sintonizzati per entrambi. Quindi partendo con le cose che dovete assolutamente sapere, allora innanzitutto il multiplayer, visto che comunque me l'avevate chiesto anche in privato alcuni di voi, il multiplayer sarà una versione a parte del gioco, quindi come per GTA Online che uscirà nel 2021 e come per quella di Red Dead Redemption appunto che è appena uscita, anzi la versione standalone, sarà appunto un Cyberpunk 2077 online, quindi sarà proprio un gioco a parte che sarà solamente online. Questo gioco arriverà tra il 2021 e il 2022, però in compenso, a differenza di Rockstar Games, CD Projekt Red ha deciso di rilasciare parecchi contenuti, ovvero DLC gratuiti solamente per la storia, quindi con magari espansione della storia, nuove cose, che comunque come vedrete nel video c'è tanta roba da fare, per appunto ammazzare l'attesa. Quindi non è proprio un progetto ufficiale, però diciamo che ci stanno lavorando a quanto pare. La cosa più interessante è che iniziare con un percorso di vita cambia e fa variare il susseguirsi degli eventi, quindi non è che se vi vedete un gameplay su YouTube la storia andrà così perché è puramente soggettiva, le vostre scelte fanno cambiare totalmente la storia, quindi non troverete mai un gameplay che rispecchia, diciamo, il vostro gioco, magari sì, quando il gioco sarà uscito da un anno, magari sì. Quando inizierete il gioco avrete la scelta tra tre percorsi di vita: nomade, vita da strada e corporativo. Adesso vi spiegherò le differenze, ovviamente senza spoiler. La cosa più importante è che iniziare con un percorso di vita fa variare, diciamo, il susseguirsi degli eventi. Quindi, se voi iniziate come nomade, sarete visti male dalla società e sarà molto più difficile cambiare percorso di vita, ma non sarà impossibile. Infatti, per farvi un esempio, se siete abbastanza bravi con i dialoghi e con, diciamo, scegliere le azioni che fate all'interno del gioco, potrete anche iniziare come nomade e completare il gioco come corporato, anche se sarà parecchio difficile perché comunque sono due classi sociali veramente differenti. E ho letto su molti forum che la differenza tra ricchi e poveri si sente veramente molto nel gioco. Però in compenso c'è un bonus che ha detto appunto CD Projekt Red, ovvero che chi inizia il gioco e finisce da nomade riceverà dei contenuti esclusivi, dei premi, magari un'auto, non si sa, dei vestiti esclusivi, non l'hanno ancora detto, però comunque è una cosa da tenere d'occhio. Infatti, anche ad esempio, fare amicizia con gang rivali o con altre gang semplicemente cambierà il modo in cui vedrete visti, perché conta veramente tantissimo. Altra cosa che cambierà il modo in cui verrete visti è appunto il vostro aspetto. Infatti, a differenza di altri giochi dove vi potevate mettere quello che vi pare, potevate andare in giro anche nudi, su Cyberpunk conta veramente tantissimo. Perché se voi, ad esempio, vi vestite in uno stile che non rappresenta la vostra classe sociale, non verrete visti di buon occhio. Stessa cosa, ad esempio, se vi mettete a girare nudi per strada, la gente vi guarderà e comunque farà commenti. Anche se il gioco è bloccato in prima persona, ovviamente nei veicoli potrete utilizzare la terza persona. Ci saranno comunque tantissimi specchi all'interno del gioco, perché comunque ad esempio c'è anche il riflesso dell'acqua dove potrete vedere il vostro personaggio, per farvi un esempio stupido. Ma c'è anche la modalità foto che appunto sarà disponibile praticamente sempre durante qualsiasi missione, quindi voi mettete in pausa, andate su modalità foto, se volete fare uno screenshot figo, fermate e comunque l'aspetto conta anche sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la distinzione tra uomo e donna, visto che siamo comunque nel 2077, come avete visto anche dai trailer, dai gameplay, ci sono mo molte parti robotiche, durante la creazione del personaggio arriverete poi alla scelta della voce, che è quella cruciale, se volete essere appunto considerati una donna o un uomo. Infatti, ad esempio, creando un personaggio uomo e mettendogli la voce da donna, verrete visti dalla popolazione e diciamo dal gioco in generale come se foste una donna. Per quanto riguarda i percorsi di vita, anche in questo caso nessun spoiler, tranquilli. Come insomma, tutto quanto all'interno del gioco, le vostre scelte cambiano la storia, non ve lo finirò più di ripetere, ma anche in questo caso cambia il gameplay. Infatti, se iniziate da nomadi, inizierete la vostra avventura fuori città, quindi non proprio dentro Night City, ci potrete andare in un secondo momento, quindi non sarà subito accessibile. La caratteristica dei nomadi è che la famiglia e la morale vincono su tutto. Per quanto riguarda la vita da strada, sarete appunto cresciuti a Night City, quindi conoscerete la vita, le gang, le strade e sarete molto quindi più preparati rispetto a un nomade o rispetto a un corporato. Parlando proprio dei corporati, avrete accesso a articoli d'élite che appunto i ragazzi di strada, i nomadi non si possono permettere perché appunto rappresenterete la classe sociale più ricca. Quando sarete un corporato, ovviamente sarà difficile cambiare ruolo perché appunto sarete parecchio controllati dai gradi più alti. Chi diciamo ha seguito un po' le notizie su Cyberpunk avrà sicuramente letto che il gioco si potrà completare anche senza fare le missioni principali. Non mi chiedete come, perché appunto non lo so, non ho ancora il gioco. Comunque considerate che non è del tutto vero perché dovrete essere veramente dei pro, perché inizierete con il vostro personaggio che sarà veramente scarso, nonostante
appunto abilità che gli potete mettere durante la creazione, insomma, CD Projekt appunto ha preferito fare così per appunto far sembrare tutte quante le abilità che migliorerete guadagnate. In una mappa così grande ovviamente non possono mancare i distretti che sono governati da gang. Ad esempio in quello dei corporati troverete persone comunque più tranquille, più buone perché appunto hanno i soldi, mentre ad esempio nella zona pacifica troverete una gang che si chiama Voodoo Boys, sono più ostili perché appunto sono ragazzi da strada. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, considerate che è una cosa del tutto nuova pure per me. Vi ringrazio la visione e noi ci vediamo al prossimo video.